pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, oggi è la volta di un'altra puntata speciale che vogliamo dedicare a due artisti italiani che stanno per ricevere un ambitissimo riconoscimento. Parliamo infatti del premio Tenco, che quest'anno andrà a Pino Donaggio e a Gianna Nannini, dalle colonne sonore del primo dunque al rock e al carattere esuberante della seconda, da Io che non vivo senza te ai Maschi. Hit, canzoni firmate da questi due artisti, il primo come celebre autore di colonne sonore, la seconda come interprete femminile tra le più affermate, con una carriera iniziata in modo originale oltre 40 anni fa con l'album omonimo del 1976, ricca di successi e impreziosita perfino da un'opera rock, Pia de Tolomei, ispirata al personaggio che appare nel canto quinto del Purgatorio di Dante. Le motivazioni del premio consegnato al Teatro Ariston di Sanremo dal 14 al 17 ottobre, ecco che per Donaggio sono queste: trattando come sinfonia una canzone, giovane ha portato musica nella canzone italiana, quasi a dire Io che non vivo senza te. Da una casa in cima al mondo ha dato la scalata al cielo muto, come se affermasse il domani è nostro. Chiaramente c'è l'eco dei titoli di diverse canzoni firmate proprio da Donaggio in queste parole. Nato a Burano nel 1941, Giuseppe Pino Donaggio, con il suo brano più noto, Io che non vivo senza te appunto, ha venduto nelle varie versioni e cover oltre 80 milioni di copie in tutto il mondo. Come compositore di colonne sonore ha collaborato, tra gli altri, con registi come Brian De Palma, ma anche Dario Argento e Pupi Avati. Dopo il debutto al Festival di Sanremo nel 1961 con Come Sinfonia, ecco la svolta come autore proprio per il cinema. L'altra vincitrice a cui verrà consegnato il premio Tenco è, come detto, Gianna Nannini, ma ricordiamo anche, per quanto riguarda gli operatori culturali, che è stato assegnato anche a Franco Fabbri, che ha affiancato all'attività artistica quella di saggista, docente, autore e conduttore radiofonico e televisivo. Tornando alla cantautrice senese, che dal vivo ha ancora la grinta di un esordiente, ecco che non è solo interprete rock, ma anche una laurea in lettere e filosofia che ha ottenuto nel 1994 all'Università di Siena con il massimo dei voti, e poi ricordiamo anche l'impegno costante a favore dell'ambiente e per i diritti delle donne. Per ricordarla abbiamo scelto un suo successo del 1987, proprio Maschi, scritto assieme al chitarrista Fabio Pianigiani. Il singolo viene presentato in una versione speciale ed eseguita il 31 ottobre di quell'anno al World Popular Song Festival di Tokyo in Giappone. La canzone è tratta dall'album Maschi e altri, primo Greatest Hits della Nannini, e che riesce a vendere in quel momento 1 milione di copie solo in Europa. Viene poi inserita anche in altre raccolte, diventa infatti numero 3 al momento della pubblicazione in Italia, 2 in Francia, 4 in Svezia, 9 in Belgio, e va bene anche in altri paesi europei come Austria e Germania.